Il governo generalmente dichiara lo stato di emergenza. Questo è accaduto qualche giorno fa e questo è un segnale assolutamente positivo, però poi dopo devono conseguire i fondi per i risarcimenti, perché la legge sulla protezione civile prevede che in caso di eventi di questo tipo sia il governo a intervenire con i finanziamenti. Poiché hanno messo 7 milioni e 4 di anticipo. Così come avevano messo 6 milioni e 8 di anticipo a seguito degli eventi che hanno colpito Alignano, Montechia di Crosara, Trissino, Ponte nelle Alpi quest'estate, io mi aspetto che poi arrivino, oltre agli anticipi, anche i veri finanziamenti. Teniamo presente che per queste due emergenze che ho appena citato, il Veneto ha superato 500 milioni di danni. Mi aspetto che, a fronte di una risposta che è stata immediata da parte dei cittadini, come sempre i veneti si sono rimboccati le mani, dei comuni, degli enti territoriali, le province, la regione, noi abbiamo già aperto lavori per oltre 30 milioni di euro, che arrivino anche i finanziamenti statali. La preoccupazione che ho io è che, al di là di questi due anticipi, poi continuo a leggere sui documenti anche ufficiali che ci sarebbero 100 milioni stanziati nella legge di bilancio per ristorare i danni di tutti gli eventi che sono accaduti in Veneto, ma direi in tutta Italia nel 2019 e nel 2020. Ovviamente voi capite che se solo per due eventi e solo per il Veneto e solo per il 2020 abbiamo registrato 200, oltre 500 milioni di danni, voi capite che 100 milioni per tutta Italia non sono sufficienti. Può essere che io mi sbagli e che ci siano degli stanziamenti nel fondo statale che io non ho visto, però io direi che dopo mesi dalla tromba d'aria di Arzignano, mi aspettavo un segnale un po' più concreto da parte del governo, non è ancora arrivato.